Eugen, la pittrice in fuga dalla guerra è sicura. Un giorno spero presto tornerò in patria per dipingere un grande arcobaleno in segno della pace ritrovata. La 35enne artista di Zaporizhia, la città dove nei primi giorni di marzo è stata bombardata la centrale nucleare, la più grande in Europa, la quinta per dimensioni in tutto il mondo. Ad Avellino Eugen è arrivata dopo settimane di paura e tensione, trascorse nei bunker, nel buio l'arte è stata la mia unica luce, rivela. Ad Avellino, Eugen ha potuto riabbracciare la sorella minore, Victoria, con lei anche la sua bambina. Marito e padre, invece, così come tutti gli uomini in Ucraina, sono rimasti in trincea a combattere. Le due sorelle, in questi giorni di drammatica attesa per le notizie sempre più inquietanti che giungono dall'Ucraina, hanno unito le loro forze e le loro sensibilità per intrattenere i bambini nell'istituto dove insegna Victoria. Gli orrori della guerra hanno fermato la mia mano, avverte Eugen. Non ci sono colori per descrivere il massacro in Ucraina, sottolinea. L'arte è sospesa in attesa di disegnare la pace. Intanto l'artista si dice ispirata dai luoghi e dalla gente irpina, un popolo da subito solidale con le vittime della guerra. Sul telefonino abbiamo la possibilità di ammirare le sue opere dedicate anche ad alcuni monumenti del capoluogo. In attesa dell'arcobaleno in Ucraina, Eugen sulla sua tavolozza ha preparato i colori della primavera nella terra che la ospita. Presto, ribadisce la pittrice, tornerò a dipingere di blu e giallo la vita delle città ucraine violate, tra macerie e cadaveri, i colori della bandiera ucraina, l'eco del cielo e la prosperità dei campi, una tela per ora lasciata in bianco.